Pronto? Eccoci, ci senti? Sì, vi sento ragazzi. Buonasera, benvenuti a Radio Galileo, siamo in diretta. Grazie, io sono MT Drake e qui c'è con me Mike. Ciao, sono Michael Kennedy, ciao. Ciao, allora benissimo, cominciamo subito la nostra intervista. Presentate la band ai nostri ascoltatori. Allora, noi siamo i Daylight Silence. Un progetto per il quale siamo capitati, diciamo per caso, perché poi alla fine tutto è un caso e noi siamo qui per caso, quindi suoniamo, veniamo dal futuro in realtà, ma non il vostro futuro, un futuro che non sappiamo neanche se è questo. Quindi siamo un po' strani da. Diciamo che preferiamo parlare con la musica piuttosto che con le parole, ci troviamo un po' fuori posto con le parole. Diciamo che non ci piacciono i cliché, non ci piace essere etichettati, per cui abbiamo registrato l'album che è uscito il 27 aprile, unanimemente sta riscuotendo dei consensi in rete. Però abbiamo notato dalle recensioni che hanno difficoltà a catalogarci, per cui la cosa ci inorgoglisce molto. Ottimo, questo è un ottimo punto. Quindi cominciamo un po' a dare le coordinate sonore ai nostri ascoltatori, anche se è difficile, come ci hai detto, catalogarvi. Ma guarda, noi ci muoviamo su un hard rock di base anni 80. Con dei risvolti prog, con delle particolarità che ci tirano un po' fuori dall'hard rock classico anni 80. Ci piace utilizzare a volte delle dissonanze, a volte delle melodie un po' diverse, però diciamo che io e MT siamo i due chitarristi. E abbiamo, diciamo, composto tutti quanti i pezzi dell'album e ci troviamo molto bene anche per le due tecniche diverse di chitarra che abbiamo. Sicuramente siamo un gruppo che può piacere agli amanti dei Dream Theater, dei Symphony X o di tutta quella schiera di prog europeo o americano, però senza troppi tecnicismi, insomma. Oh, ecco, questo è un'ottima definizione e onestamente delle ottime referenze. Dunque, allora, dal punto di vista musicale ci siamo spiegati. Diciamo, da un punto di vista lirico, questo Threshold of Time, di cosa parla? Che tematiche affronta? Approccia le tematiche, diciamo, tra l'esoterico e la nostra storia in realtà. E quindi noi stiamo raccontando la nostra storia attraverso le nostre canzoni. Threshold of Time è il limite del tempo, come noi lo intendiamo. Quindi è un po' una storia del diavolo, della fine dei tempi in cui il diavolo troverà un'occasione per redimersi, per una redenzione che alla fine arriva per tutti. E noi, appunto, essendo viaggiatori nel tempo, questa cosa la conosciamo bene e abbiamo voluto esprimerla in questo modo. Benissimo, allora, questo album è uscito per la Red Cat. Come nasce la collaborazione con questa etichetta? Beh, Alice è una gran bella ragazza, oltre ad essere molto simpatica, e siamo. È una nostra estimatrice da qualche anno, per cui Ed è un'amica, è soprattutto un'amica. soprattutto è un'amica ed Anche dono a noi. è una persona fantastica che crede nella musica, crede in certi valori che ci uniscono, ecco, soprattutto questo, perché la cosa fondamentale, poi conoscendo le persone, è questo, quindi diciamo che in lei abbiamo trovato questo e ci troviamo bene. Non c'è diciamo che per noi questo basta e avanza, ecco.
Ottimo. Allora, è uscito ormai che da un mese e qualche giorno, no, quest'album. Quindi, com'è stato accolto dalla critica? Che responsi state ottenendo? Ma stiamo visto, diciamo che gli responsi sono molto buoni, addirittura sopra le nostre aspettative, tutto sommato. Quindi siamo molto soddisfatti, almeno, Guarda, giusto? sapevamo dell'importante resa sonora dell'album che abbiamo registrato agli studi del nostro amico Francesco Mattei, chitarrista dei Noveria, per cui l'album ha sicuramente un impatto audio molto forte. Quello che posso dirti è che, diciamo, per ora i siti che ci hanno recensito ci hanno dato una media di 8 su 10, il che è assolutamente lusinghiero, anche, soprattutto perché è il nostro debut album. Ultimamente abbiamo letto qualche giorno fa una recensione olandese anche che ci dava lo stesso voto, quindi diciamo che è un po' unanime. Per il momento va bene, dai, per il momento va bene così, sì. Allora, l'heavy metal è un genere che va anche oltre che registrato e riascoltato a casa, va proposto dal vivo. Voi per la promozione di questo album cosa avete preparato? Guarda, noi abbiamo fatto ultimamente una serata per il release party al Traffic di Roma, che è un locale insomma di tutto rispetto, e devo dire che è andata anche abbastanza bene. Stiamo organizzando dei concerti eventualmente per quest'estate, non abbiamo ancora definito nulla sulla carta, però ci stiamo pensando e vi terremo aggiornati e vi faremo sapere Sì, gli spostamenti. anche perché il nostro concerto, il nostro principio è non fare il solito concerto, ma organizzare uno spettacolo che racconti la nostra storia. Quindi questa è la nostra idea di concerto, che non è soltanto suonare, ma è anche raccontare la nostra storia attraverso le canzoni. Questa è la cosa fondamentale. L'ho detto all'inizio e lo ripeto anche dal vivo, anzi, soprattutto dal vivo. Quindi cosa si dovrebbe aspettare gli spettatori del vostro concerto? Che non, diciamo che avranno anche gli occhi pieni, oltre Anche alle orecchie, ecco. gli occhi saranno impegnati da luci, effetti, diciamo. Verranno portati in un viaggio spaziale come Quello che stiamo facendo noi. quello che stiamo facendo noi, appunto, è un viaggio interplanetario Ma tra. più che nello spazio, nel tempo, questa è l'idea. Diciamo, la nostra idea è quella di viaggiare tra le stelle con la musica, ecco. Ottimo, ragazzi. Una cosa che incuriosisce è che si sgancia un po' dal classico tema, no? Che gente che va sale sul palco con, va bene, tre canzoni, la scaletta, le scarpe a ginnastica, magari la camicia da lavoro, insomma, presenza e contenuto, no? Questa è una cosa molto interessante. Allora, ultimamente a Roma io vedo che c'è un po' una ripresa, nel senso che stanno uscendo delle band, un sacco di band, alcune più o meno valide, altre sgomitano, ma comunque hanno tutte quante in comune la provenienza geografica e proprio la voglia di farsi vedere e di mettersi in mostra. Quindi vedo che c'è un grosso fermento. Come vi ponete voi al centro di questa scena? Come ci poniamo? Siamo al di fuori, però assolutamente al di fuori, nel senso che non, diciamo che sì, conosciamo perché bene o male la conosciamo, però non ne facciamo parte, nel senso che preferiamo rimanere super partes, ma non per snobismo, semplicemente perché non vogliamo far parte di nessun cliché, è sempre il solito discorso, quindi alla fine,
le etichette le vediamo bene sui vestiti e non sulle persone, ecco, questa è la nostra idea. E quindi anche per quanto riguarda la scena musicale hai ragione a dire che c'è un grosso fermento, e anche noi chiaramente seguiamo, quindi non è che siamo al di fuori o vogliamo salire in cattedra, ci mancherebbe altro. Però, come dici, anche la nostra età, anche la nostra età giustamente, anche la nostra età che ci tiene un po' fuori dai cliché, anche perché l'età anagrafica del gruppo è tutta over 40, quindi non siamo più dei giovincelli in erba speranzosi di diventare delle rock star tra le cantine o i centri sociali, insomma. Abbiamo raggiunto una sorta di equilibrio che ci tiene insieme da ormai 9 anni, per cui siamo molto contenti siamo così come con Alice amici. E siamo così come con Alice amici, sì. Stiamo vivendo una storia insieme, secondo me l'amicizia è quella che ti fa andare avanti, quindi anche per quanto riguarda i gruppi, ripeto, non ponendoci necessariamente all'interno di questa o quella corrente musicale romana, vogliamo essere amici di tutti, anzi, almeno per quanto mi riguarda, sono amico di tutti. Tornando alla musica, vedi, proprio per evitare i cliché, nel nostro disco puoi trovare brani che starebbero bene in un disco dei Symphony X o brani che starebbero bene in un disco dei Van Halen, gli Scorpion, ci hanno accomunato agli Scorpion, non so per quale motivo, per cui sai bene che tra gli Scorpion e i Symphony X c'è un abisso. Però ecco, noi cerchiamo di fare musica essenzialmente, speriamo che i nostri pezzi piacciono, allora le etichette le lasciamo ad altri. Per dirla alla romana, allora, i vostri pezzi potrebbero stare su un disco dei Fingernails come su un disco... Ma sì! Vabbè, sui Fingernails no, magari sarà un po'... Però dai, diciamo che li conosciamo anche i film. Sì, beh, via, parliamo di glorie locali. Comunque, andiamo avanti. Se doveste aprire per una band, quale sarebbe la band dei vostri sogni? Ma guarda, io personalmente sono molto campanilista e proprio ieri alla Festa della Repubblica, per cui io ho già aperto per il gruppo che ci piace. E noi abbiamo aperto per il BGM, quindi io per quanto riguarda l'Italia sto a posto. Se dovessi dirti un gruppo storico che a me piace molto, ma con il quale ho iniziato a suonare la chitarra, ecco, direi Europe, forse sono un po' antico. Assolutamente no, via. Dal tempo, vedi, Threshold of Time, siamo proprio fuori dal tempo. Sì. Benissimo ragazzi, allora per me è un piacere chiacchierare con voi, però il tempo è tiranno e noi stiamo arrivando verso il limite dell'intervista, quindi cominciamo con le domande finali. Quindi oggi la presenza social è importante per una band, quindi quali piattaforme occupate? Chiunque vi voglia cercare, dove vi trova? Principalmente Facebook e YouTube e poi il nostro sito daylightsilence.com. Queste sono i 3 principali piattaforme sulle quali ci troviamo attualmente. Benissimo, benissimo. Allora, parlando sempre di social, quanto è importante per voi l'attività online? Diciamo abbastanza importante, nel senso che oggi è fondamentale quasi. Però, ripeto, soprattutto per noi è più che altro un modo per far conoscere la nostra musica e fare in modo di interessare e venirci a vedere dal vivo, quindi siamo anche questo un po' all'antica. Sì, va bene, ma ci rendiamo conto che poi alla fine quello che conta è un po' analogici. Siamo molto analogici, sì, in questo senso, ecco. Perché è tanto facile essere dei grandi band su YouTube, poi quando ci va dal vivo è tutta un'altra cosa.
per cui noi invitiamo chi sentirà il nostro album a sentirlo appunto online, però poi quando suoneremo dal vivo si renderanno conto che quello che proponiamo online non è finzione e rifacciamo le stesse cose live. Allora, benissimo, e noi siamo arrivati adesso alle ultime due domande. Allora, io ho la canzone vostra che si intitola in scaletta, vediamo, è The Power of Speak, ecco, quindi introducetela ai nostri ascoltatori. The Power of Speech è dove tutto comincia, nel senso che noi siamo stati condannati a viaggiare nel tempo nostro malgrado, siamo delle cavie. È un discorso volendo anche politico, però in questo momento specifico eviterei. Diciamo che è un modo come un altro per riappropriarci della libertà, del fatto che ognuno possa dire quello che pensa senza essere per questo giudicato o peggio ancora sempre etichettato, sempre il solito discorso. Quindi ed è anche un inno al dialogo, no? Perché esatto. C'è un pezzo nel ritornello, la canzone dice "Let reburn the power of speech", cioè facciamo rinascere il potere della parola, perché ultimamente si parla sempre troppo, si parla molto poco, ci si limita solamente a dei tweet, a dei dialoghi online o a urlare, ma non si dialoga più. E il dialogo, secondo noi, è alla base per dirimere qualunque controversia. Allora, benissimo. Allora, invece siamo arrivati all'ultima domanda dell'intervista. Quindi, come da tradizione, io vi lascio il vostro minuto di gloria, uno spazio dove potete togliervi dei sassoni delle scarpe, salutare la fidanzata, non lo so, un momento, un attimo a ruota libera. Vai! Allora, io prima di tutto, io sono MP, ricordo sempre, MP Drake, volevo salutare gli altri crononauti che purtroppo non sono qui in questo momento, il cantante Von Braun, sì esatto, e anche Mr. Wolf alla batteria, il dottor X al basso, esatto, che sono gli altri che in questo momento non sono qui, chissà dove saranno, non lo so, ma in qualche parte da qualche spero. Da qualche parte, no, ma veramente stavano qui un attimo fa, poi sai gli attimi qui noi siamo un po', purtroppo da questo punto di vista ci rendiamo conto che non siamo molto lineari per quanto riguarda il tempo, quindi forse neanche molto radiofonici. No, esattamente, vabbè, spero che gli ascoltatori ci perdoneranno per questo, e soprattutto li avremmo un po' interessati, quantomeno ci ascolteranno quello che suoniamo, che è la cosa fondamentale. Questo è quello che ci interessa, esatto. Che ci ascoltino e vadano a... E vengano a vederci, vederci. Questo è fondamentale, quindi un saluto a tutti gli ascoltatori di MetaWave On Air. Benissimo, benissimo. Allora noi ci salutiamo qua, ragazzi, speriamo di vederci presto dal vivo. Prossimamente, quando avrete delle date, fatecelo sapere, mandateci un comunicato che noi lo aggiorneremo, lo posteremo sulla nostra webzine. E per il resto, chi non poga è un bastardo. Ci vediamo in giro, ragazzi. Benissimo, grazie. Ciao, 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 ciao. Ciao.